Ed eccoci nuovamente in compagnia di Franco Falbo, siamo nel salone appunto di Franco Falbo, restylist and image, grazie, ci ha già detto come dobbiamo comportarci quando andiamo al mare, quando andiamo in piscina, insomma come dobbiamo proteggere i nostri capelli, come li dobbiamo curare. Adesso direi, diamo una serie di suggerimenti che valgono sempre, tutto l'anno, ma i capelli quante volte devono essere lavati? Ci sono persone che li lavano tutti i giorni, persone che li lavano 2 o 3 volte alla settimana, dipende dal tipo di capello, fa male lavarli molto spesso e poi non solo lavarli. Quante volte devono essere spuntati? Per esempio io sono una che non vuole mai farsi spuntare i capelli perché ho il terrore che, esatto, oppongo proprio delle resistenze pazzesche, però so anche che fa bene, ma ce lo dirà Franco. Il colore, una volta al mese, 2 volte al mese, si può fare? Raccontaci tutto. Allora, partiamo dal presupposto che con Clara si spuntano una volta l'anno, perché ed è già difficile spuntarli una volta l'anno. Perché... Mi incateno quando... Però Clara non ha capito una cosa, che spuntando tante i capelli... Tante cose non ho capito. Spuntando i capelli più spesso il capello cresce più corposo, ma soprattutto più sano, perché quando giustamente le punte si cominciano ad aprirsi, creando le doppie punte, eccetera, eccetera, se viene risanato... con l'unica cosa che c'è da risanarlo, che è la forbice, il capello poi giustamente si prepara per crescere e nascere giustamente più sano e più corposo. Lavare i capelli adesso spesso si può, perché comunque sono cambiate decisamente la chimica degli shampoo e tutto quanto, quindi sono molto più delicati. Poi adesso si sta entrando anche in un mondo del naturale, quindi tutte queste detersioni sono molto più delicate rispetto a una volta. Anzi, in alcuni casi, soprattutto se si ha dermatite o se si ha forme di seborrea, quindi ghiandole sebacee sudoripere che lavorano in ipar, conviene lavarli un po' di più, perché è meglio avere un capello, una cute giustamente pulita, che avere una cute che si sporca e poi crea i tappicerosi, di conseguenza il capello fine, caduto, eccetera, eccetera. Quindi i prodotti sono decisamente cambiati. Il colore è opportuno farlo una volta al mese, anche lì ormai siamo arrivati a una tecnologia che supera ogni limite rispetto a una volta. Si può tranquillamente fare una volta al mese, non ha nessun tipo di controindicazioni, anzi... Sono prodotti ormai molto sicuri. Ormai siamo decisamente sicuri, quindi non hanno nessun tipo di problema, anzi in alcuni casi sono dei prodotti che mentre colorano vanno anche a ristrutturare il capello. Addirittura c'è una decolorazione che noi usiamo, che dentro la decolorazione è della cheratina, quindi di conseguenza va proprio a ricostruire il capello mentre si decolora il capello. Allora dimmi se ho capito bene la lezione. Fa bene ovviamente spuntare, questo lo devo imparare assolutamente. Il lavaggio, la quantità di lavaggio a settimana dipende comunque anche dal tipo di capello, e il colore è sufficiente una volta al mese, nel senso se non... e i prodotti adesso sono decisamente sicuri. Più sicuri, ma soprattutto sono prodotti che di estetica di conseguenza non fanno assolutamente male. Ma gli uomini? Fanno il colore? L'uomo fa il colore, anche se io è una cosa che non amo nell'uomo il colore, ma preferisco piuttosto consigliare i colpi di sole. Colpi di sole non più chiari, ma tono su tono, cioè quindi andare a riprendere dal loro sale e pepe il pepe che hanno loro e portarlo giustamente in modo che non sia troppo finto come colore, ma venga una cosa molto naturale. Sì, sono tantissimi gli uomini che fanno il colore e ci tengono in modo particolare, e devo dire che rispetto alle donne lo fanno ogni 3 settimane. Quindi sono molto più. Capito. Grazie Franco. Grazie. Ci vediamo domani con altri suggerimenti. Grazie Franco Falbo. Ciao a te Vladi.